Sindaco, in città metropolitana cambia poco, i sindaci di Sant'Antonio Abate, Meta, Bagnale e Tito sono stati riconfermati. Sì, diciamo tutti i consiglieri che erano sotto elezione, i sindaci che erano sotto elezione sono stati confermati, questo è un risultato molto positivo, testimonia la stabilità dell'alleanza di centrosinistra, dell'alleanza progressista che ha avuto risultati straordinari a Napoli, città e in tutta l'area metropolitana, questo ci dà entusiasmo, ci dà forza, ci dice di continuare in questo percorso di crescita e di rafforzamento amministrativo dei nostri territori, è un giro di boa fondamentale per andare avanti ancora con maggior forza. Lei ci lavora insieme sul tema del bradisismo, confermato a Bacoli anche Giosi della Ragione. Giosi, c'è un rapporto molto stretto, stiamo lavorando anche insieme al sindaco Manzoni sulle tematiche del bradisismo. Il lavoro sovracomunale è fondamentale per dare risposte ai cittadini, anche abbiamo avuto una bellissima vittoria a Castellammare, che è un'altra realtà molto importante nella nostra area metropolitana con Gigi Vicinanza, tutti segnali positivi, insomma dobbiamo continuare ad andare avanti sempre insieme, sempre guardando a una visione unitaria della nostra area metropolitana. Ieri eravamo in diretta da Capri con Teleischia per seguire le amministrative, il neo sindaco Paolo Falco le lancia un messaggio, è pronto a collaborare con lei come sindaco di Napoli e città metropolitana. Faccio tanti auguri, già, insomma, ci siamo sentiti. Noi abbiamo questa grandissima opportunità di avere un'area turistica che ha tante eccellenze a poca distanza, pensiamo Napoli, ma poi Capri, Ischia, Procida, l'area Flegrea, Sorrento, Pompei, il Vesuvio, insomma è una straordinaria potenzialità che noi dobbiamo rafforzare con una visione metropolitana del turismo che sia in grado quindi di dare servizi sempre di maggiore qualità a chi viene nei nostri territori, a migliorare le sinergie e a lavorare tutti insieme per una grande area metropolitana di Napoli che diventa baricentro del sud Italia ma anche del Mediterraneo.